benvenuti in questo nuovo video. Spesa è uno spicco, il botto. No, scherzo, che botto. Però ho trovato una cosa in offerta che è da tanto tempo che aspettavo. Le più attente vediamo se indovinano. Quindi scrivetelo adesso, mettete pausa, scrivete nei commenti e fatemi sapere secondo voi che cos'è che stavo aspettando con tanta ansia che andasse in offerta. Finalmente ci è andato, ragazzi, ma ve lo lascio come ultimo prodotto. Surprise! No, surprise. E come si dice? Suspense. Comunque, detto questo, ragazze mie, mi sono pesata, non ve l'ho fatto vedere perché l'altra settimana ero 52,5, sta settimana sono 52,6,50. Oscillo sui 52,5, non riesco più a scendere. Quindi pensavo di fare una o due settimane di dieta di mantenimento e poi dopo riprenderla, perché quando si arriva a un blocco che più di quello non scendi, c'è poco da fare. Nemmeno, raga, non voglio mangiare perché io ho fame, non ce la faccio a mangiare di meno, faccio un sacco di cose, cioè meno di quello che mangio non mangerei praticamente niente. Quindi ho deciso di fare questa una settimanella di dieta di mantenimento e poi dopo la riprendo, vediamo se magari il metabolismo si sblocca. Mio marito giustamente mi diceva: amore mio, stai bene così, è il tuo peso ideale. Dice: stai in premenopausa, prendi la pillola, ma che pretendi? Dice: non abbiamo più 20 anni che dimagriamo così con un attimo. C'ha ragione, infatti devo dire che io fino a da 53,4 a 52,5 sono scesa subito. Il problema è sto mezzo chilo, perché alla fine io sto al limite del mio peso forma, cioè sotto i 52 vado sottopeso, quindi sono quelli più complicati. Vabbè, detto ciò che non c'entrava niente, però voi lo sapete che io il giovedì mi peso sempre e poi raga, mica mi posso fare una malattia. Piano piano, per quest'estate ce la farò, mezzo chilo mi manca, quindi poco male. E vi volevo dire un'altra cosa. Nell'ultimo video tante di voi si sono accorte che un nickname, una persona, ha cominciato a fare dei commenti non tanto piacevoli. Allora, se ci avete fatto caso, non la vedete più, perché a me non piace bloccare la gente, assolutamente no, perché ognuno è libero di esprimere la sua opinione, certo sempre in modo educato, per carità di Dio, però lei non è che aveva detto parolacce o chissà che cosa, ha espresso la sua opinione. Però finché esprime la sua opinione riguardante me va bene, ma quando comincia a offendere voi ragazze non ci sto minimamente. Quindi quando ho visto che cominciava a rispondere anche ai vostri commenti l'ho bloccata definitivamente. Quindi niente, vi volevo dire questa cosa perché tante di voi mi hanno difeso, hanno risposto sotto a quei commenti stupidi, perché tanto perché volevamo parlare. Vi ringrazio, siete state carine e gentilissime, però non la vedete più perché ha cominciato a rispondere male a voi. Quindi finché lo fa a me non mi frega niente, a me mi scivola addosso. Finché lo fa a voi, no. Quando cominciano a offendere voi non esiste, perché il canale è mio, la proprietaria sono io. Aspettate un attimo. Dicevo, la proprietaria sono io, quindi è mia responsabilità e sta a me difendervi e tutelarvi. Quindi questa persona è stata eliminata. Detto questo, partiamo dal nostro video spesa. Non mi ricordo quanto ho speso, quando incontro lo scontrino ve lo dico. Cominciamo dal fresco, amiche mie. Allora, ho preso prosciutto di Norcia, questo qui stava in offerta mi sembra con l'app IGP stagionato 18 mesi. Come già vi ho detto altre volte, per essere un prosciutto di Norcia non è salatissimo, quindi per gli amanti dei prosciutti dolci o comunque semidolci questo va bene, riesco a mangiarlo anch'io, quindi fidatevi. Però questo è più saporito ovviamente rispetto al San Daniele che prendo io. Infatti ho preso pure il San Daniele, questo qui è il mio preferito, a me mi piace il prosciutto no dolce, dolcissimo, e questo è veramente buono, me lo metto sulla pizza e passa la paura.
Poi abbiamo il prosciutto cotto d'alta qualità, ne ho prese due perché una già ce l'ho in frigorifero, quindi ne ho prese solo due confezioni. Il solito parmigiano, pecorino da matrice super stagionato, questo non può mai mancare nel nostro frigorifero perché la sera i bambini se ne mangiano sempre pezzetto. Poi ragazze, ho preso, aspettate, vediamo se trovo l'altra, vabbè, poi quando la trovo. Ho voluto provare, questa volta ho preso due barattolini di pesto di pistacchio. Per provarlo, non l'ho mai assaggiato, come ingredienti mi sembrano molto buoni perché abbiamo pistacchi 75%, quindi la maggior parte è pistacchio, olio di semi di girasole, sale, pepe nero. Basta raga, questo c'è dentro, quindi come inci è buonissimo. Ne ho prese due barattolini perché ne usiamo tanti, quando mangiamo tutti ce ne vogliono due. E poi vi farò sapere com'è. Fatemi sapere voi se l'avete già assaggiato, se è buono oppure no. L'aglio non c'è proprio, quindi andiamo bene. Poi l'asiago, questo pure piace tanto a Valerioccio mio, quindi non può mai mancare, è naturalmente senza lattosio. Io ve lo ripeto sempre per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi che arrivano, che magari sono intolleranti al lattosio: alcuni formaggi non hanno naturalmente il lattosio e questo è uno di quello, ma non è che me lo sono inventato io, è che il mio dietologo mi ha proprio specificato una serie di formaggi da mangiare senza lattosio, naturali, e questo è uno di questo, insieme alla provola dolce, alla provola, e insieme al parmigiano. Questi sono dei formaggi senza lattosio. Poi due ricottine, perché domani voglio fare la pasta ricotta, quindi due ricottine, questa qui delle Land, della Land. Poi ho preso, che stavano in offerta, ah eccola l'altro barattolino, me l'ero perso, stava in offerta, ho preso le ciliegine di mozzarella, ne ho prese tre confezioni perché ai bambini piacciono tantissime. È un boccone, prendono un forchetto e mettono in bocca. Poi amiche mie, ho preso formaggio a pasta filata senza lattosio, simil garbagnino, e immancabili, eccoli qua. Ho preso 6 yogurt greco, questi qui, 2% senza lattosio, e poi ho preso 4 di fiocchi di latte, perché mo comincia a essere più caldo e io a pranzo, ragazze, mi piace mangiare cose fresche, quindi che ne so, l'insalata di riso, c'è cioè schiaffo dentro, oppure faccio un'insalata pomodoro, cetriolo, mais e questo. Per esempio l'insalata che avevo preso l'altra volta, il pan di zucchero e l'iceberg, mi ha fatto male, è stata l'ennesima prova che ho fatto ed è andata a finire malissimo perché mi ha fatto male la pancia per 2 giorni. Io l'insalata non la posso mangiare di nessun tipo. Allora mi farò questa insalatone fatta in altro modo, quindi pomodorini, mais, cetrioli, sedano, che ne so, pisellini, oppure i ceci, oppure non mi viene in mente nient'altro, insomma mi invento io un'insalatina particolare. Perciò mi sono presa 4 fiocchi di latte senza lattosio col 18% con 18 grammi di proteine per tutto il vasetto. Queste sono leggerissime ragazze perché hanno di grassi 1,4 grammi, di cui saturi 0,8 grammi, cioè praticamente niente, di carboidrati 4,2 grammi, di proteine 18 grammi, quindi è una buona fonte di proteine, totale per tutto il vasetto 101 calorie, queste sono fantastiche, fantastiche, ok? Ne ho pesi 4. Poi andiamo avanti, boom, la busta l'abbiamo finita. Ho preso le mozzarelle, sta settimana ne ho prese 9 perché io ragazze, cioè io capisco la dieta, capisco tutto quello che vi pare, ma quando la domenica, io la pizza la faccio il sabato sera, ok? La domenica sera scaldo la pizza avanzata ai bambini, ma quando io metto in forno sta pizza e c'è sto profumo per tutta casa che sto a scaldare sta pizza, io non gliela faccio raga, un pezzettino ma la devo mangiare, ma mica rinuncerò a qualcosa in più durante la settimana, un pezzettino ma la devo mangiare, avete capito perché non scendo sotto i 52 e mezzo?
un pezzettino di pizza devo mangiare, quindi faccio una pizza in più. Questa volta la voglio fare di un gusto diverso. Ho pensato prosciutto cotto e patate, buona, buona da morire. Quindi tutto sto discorso per dirvi che ho preso 9 mozzarelle senza lattosio. Vi volevo dire un'altra cosa, oggi sono un po' polemica, perdonatevi, sapete io non amo essere polemica, non amo parlare dei commenti che ricevo, però a volte ci sono dei commenti che mi colpiscono principalmente, no? In maniera più forte, e io devo comunque parlarne con voi ragazze, perché lo sapete, ci diciamo tutto, ci raccontiamo tutto. Una ragazza mi ha scritto: perché parlo in dialetto? Allora adesso io faccio questa domanda a voi: ma io parlo in dialetto? Lei ha detto dialetto romano. Io non penso di parlare in dialetto, perché il dialetto secondo me è un estremo proprio, no? Cioè quando tu parli proprio in modo pesante un linguaggio, un dialetto ad esempio romano. Io penso di parlare italiano con intercalare romano. Tanto ragazze, chi è di Roma si sente. Io posso pure parlare italiano perfetto, ma so di Roma, vedi, so di Roma. Mi viene naturale, ma io che ce devo fare? Non penso che dia fastidio a qualcuno se io ho un intercalare romano. Se mi dovessi mettere a parlare romano, raga, ma avete rotto il can, c'ha posso fa più, come se fa sta mozzarella troppo buona, dovrei parlare così, cioè, mo me posso mettere a parlare così, Ani, hai capito, sì, sta mozzarella, te dico levete, ecco, questo è il dialetto romano. Non mi pare di parlare in questo modo, mi pare di parlare un italiano con intercalare romano, ok? Anzi, a volte c'ho pure un intercalare marchigiano che mio marito mi prende in giro. E raga, io che ce devo fare? Io so di Roma, vedi, adesso vi parlo romano, so di Roma. E io sono orgogliosa di essere romana, io sono non orgogliosa di più, se sono nata via da Roma non vuol dire che non sono orgogliosa di essere romana. Quindi mi dovete sopportare questo linguaggio particolare. Uno, non è che sto a fare un colloquio, certo ragazze che se vado davanti alla prof, tipo ieri ho avuto i colloqui con mia con i professori di mia figlia delle medie, non è che vado là e mi metto a dire: ah professore, come va mi figlia, sta a posto? No, non dico, parlo italiano, che poi manco mi viene a me il romano troppo volgare, no, troppo forte, parlo italiano. Buongiorno prof, la chiamo prof, sono la mamma di Viola, come va, tutto a posto? Parlo italiano, ma tra me e voi, che è un rapporto ormai d'amicizia, io parlo come parlo dentro casa, parlo semplice, non è che devo parlare ricercato, cioè stiamo tra di noi ragazze, è come se voi siamo a casa a prendersi il caffè e vi faccio vedere la spesa che ho fatto. Quindi vabbè, sta piccola parentesi per dire che non è che se parlo a dialetto mi dovete sopportare, ma non penso di parlare in dialetto stretto, penso di parlare un italiano con intercalare romano / marchigiano. Quindi parlo una lingua un po' strana, ragazzi, un po' strana. Ma io sono orgogliosa di essere romana e quindi il mio intercalare romano ci sarà sempre, ok? Chiusa parentesi, perdonatemi, però a volte mi tocca spiegare alcune cose che sul messaggio non è facile. Poi, magari, di solito il mercoledì rispondo a domande e non mi va di mettermi a fare queste piccole polemiche. Comunque spero di essermi chiarita. Se volete un linguaggio romano, vi è piaciuto come parlo romano? E non ho dato il meglio di me, ragazze, perché i romani mettono pure un sacco di parolacce. Vabbè, andiamo avanti. Ho preso 9 mozzarelle senza lattosio, ok? Perché ne voglio fare una in più con prosciutto cotto e patate. Poi andiamo avanti. 30 bastoncini di merluzzo, questi ormai li conoscete, sono buonissimi. Poi ho preso le chele di surimi da vedere, senza glutine e senza lattosio, perfette per me. Poi ho preso il panciottini, pomodoro e mozzarella, questi sono quelli che piacciono tanto a Violetta, quindi l'ho presi specificamente per lei. E poi ho preso i pisellini finissimi, buoni pure questi ragazze.
Allora, oggi non c'ho l'aiutante, sta lavorando, sta in riunione, quindi mi tocca mettere a posto e poi continuiamo. Eccoci qui, proseguiamo. Allora, ho trovato lo scontrino e ho speso 165,40 euro. Io adesso voglio vedere subito quel prodotto che era in offerta, che non mi ricordo a quanto stava. Aspettate, perché dopo vi voglio dire a quanto stava. Sì, l'ho letto. Andiamo avanti. Ho comprato due fragoline. Allora, quelle dell'altra settimana, che non mi ricordo da dove venivano, non erano buone per niente, ragazze. Erano dure e aspre da morire. Aspre. Per fortuna le mie bambine si mangiano le fragole in tutte le salse, quindi se le sono mangiate tutte. Stavolta ho preso queste, prodotto 100% italiano, dall'apparenza sembrano buone, però poi io ho fragole, non riesco a trovare una fragola decente. Vabbè. 400 grammi, origine Italia, e ne ho preso due pacchetti. Sono pure carette queste qua, però magari costano un po' di più, ma sono buone, lo vedremo. Poi ho preso tre confezioni di banane biologiche Amo Essere, ne ho prese tre, eccole qua, le mettiamo qui. Oggi ho preso un sacco di verdura comunque. Poi ho preso i crackers salati in superficie, questi piacciono tanto ai bambini, si li portano pure a scuola. I crostini non fritti all'olio d'oliva, questi sono buonissimi, pure ai bambini piacciono tanto. Due pacchettini di pan grattato senza glutine, lo sapete, questa è un'altra delle mie ossessioni, il pan grattato, io ce lo devo sempre avere in dispensa, perché essendo tanti, un modo facile per cucinare le verdure è fare le gratinate al forno, perché nel forno riesco a fare grandi quantità e poi sono più gustose, sono buone, ci piacciono. Poi ho preso, ragazze, le melanzane, stavolta ho trovato quelle tonde italiane, quindi mi sono prese queste belle melanzanone. Che ce farò? Non lo so, qualcosa mi inventerò, pure prima. Ok, poi questo è il secondo pacchettino. Poi ho preso questi piccadilli che erano in offerta, appunto per farci le mie insalatine. Poi ho preso due confezioni di queste perché sono piaciuti tanti ai bambini, se li sono mangiati tutti glielo ho ripresi. Due confezioni Choco Pic al cioccolato fondente. Ho preso anche qualche fruttino, questo qui che si strizza alla mela, 100% mela, ne ho presi 4. Questi qui insieme alle barrette, quelle che compro io a cocco e vaniglia o datteri e arachidi, le trovate tutti in cassa, perché tante di voi me lo chiedete, dice Sara dove le trovi le barrette o questi qua, si trovano nella cassa, gli hanno cambiato posto e adesso si trovano lì, quindi di questi ne ho presi 4. Andiamo avanti. Ho preso due tipi di zucchine oggi, sia queste che sono buone e dolci, e queste costavano 1,69 euro al chilo, italiane. Di queste ne ho prese due confezioni, eccole qua. Poi ho preso anche quelle classiche nere, in offerta 1,49 euro. Le ho prese perché erano a parte italiane e poi erano piccoline come piacciono a me. Però queste, ragazze, sono più dolci, c'è poco da fare, quindi per 20 centesimi ne ho prese un po' e un po'. Magari se le mangio semplici faccio queste dolci, se le mangio mischiate a qualcos'altro faccio queste altre scure. Adesso comincia il periodo delle zucchine, i broccoli cominciano a rompere, ci hanno stufato, e allora ho preso tante zucchine, ho preso le melanzane e poi vedrete che altro ho preso. Ecco, vedete adesso. Ho preso anche peperoni, questi sono caretti, 2,49 euro al chilo, però sono italiani e poi, ragazze, come dicevo, i broccoli mi hanno stufato. Quindi ho preso tre peperoni rossi e poi c'è un'altra busta con tre peperoni gialli. Buonissimi, buonissimi.
E poi mi sono presa questi citriolini italiani che c'era scritto che erano citriolo dolce. Boh, sta rimasta già. Ne ho presi 4. Io d'estate vado matta per i cetrioli, ne mangio tutti i giorni, pure quando mi prende un attacco di fame durante la giornata prendo caponcetriolo e me lo mangio. Mi piace di più della carota. La carota cruda non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. Quindi cetriolini, ragazze, pure se due buste finite, mi tocca metterla a posto da sola e poi proseguiamo. Proseguiamo. Comunque, ragazze, mi sono presa una pasticca di magnesio, perché ho comprato il magnesio e quello dell'Eurospin non lo prendo più perché il sapore sciolto nell'acqua mi fa schifo, ce la faccio proprio a mandarlo giù, non mi piace. Allora sono andata in farmacia, ho preso le pasticchine solo magnesio e adesso le sto prendendo tutti i giorni perché mi aiutano tanto pure a rilassare i muscoli, che io sto sempre in tensione, soprattutto sta parte qua. E, ma sono così grosse, ragazzi, cioè io una volta mi mandavo giù certi pasticconi, ma non ci riesco più. Così grossa, meno male che c'è il taglietto che tu la spezzi e te la puoi mandare giù in 2 volte. Però io dico, no, andavo giovane, mi mandavo certi pasticconi, mo mi rimangono qua, momenti mi strozzo. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti. E ho preso 2 confezioni di gran tramezzino senza bordi. Questi per i bambini a scuola ci faccio pane e prosciutto e passa la paura. Poi, ragazzi, ho preso pure il pane hamburger, questo pure a casa mia non deve mai mancare, quello senza sesamini, perché a loro non gli piacciono. Poi 6 confezioni di choco cookies, questo, ragazze, rimane ormai il biscotto migliore, cioè il biscotto che piace di più ai miei figli, c'è poco da fare. Comunque io ogni volta che sento il profumo li capisco, perché sono veramente spettacolari. Comunque, volevo dirvi un'altra cosa. Avete visto quel plum cake che ho fatto il video precedente? A casa mia è andato a ruba. Io l'ho fatto per me senza glutine, i miei figli se lo so divorato, oddio. Però io lo so, apposta faccio sti dolci pure più grandi, pure se sto senza glutine, perché i bambini, basta che c'è il cioccolato e loro gli piace tutto. Però questo è venuto proprio buono, soffice soffice, ingredienti sani, sono cose che fanno bene pure ai bambini. E gli è piaciuto da morì, se lo so divorato. Io sono riuscita a mangiarmi 3 fettine, quindi uno ieri a colazione, uno ieri a merenda, no, 4, scusate, uno l'altra sera quando l'ho fatto, che l'abbiamo assaggiato insieme, uno ieri mattina a colazione, uno ieri a merenda e una fettina stamattina a colazione. Basta, finito, c'è più niente. Venivano fuori più di 12 fette, però beh, meglio così, meglio così. Mi toccherà fare qualche altro dolcetto per i prossimi giorni. Forse mi faccio i biscotti, non lo so. Comunque, ho comprato questi crostini che ormai vanno a ruba la sera, qui se li litigano, crostini snack. Questi però sono fritti, quindi mi raccomando, raga, mangiate con parsimonia. Io li posso mangiare, meno male, perché sennò questi, con questi te ci fai male, sono troppo buoni. E poi ho preso i pangoccioli per Violetta, che ormai li mangia solo lei, la mattina a colazione. E poi, ragazze, mi sono presa così, a me gallette non mi piacciono, però devo dire che queste gallette con il cioccolato fondente mi piacciono. Allora, senza glutine, mi raccomando, c'è proprio scritto, qua c'è scritto senza glutine. Io di solito le arricchisco, perché questa così è sciapita, quindi che ne so, ci metto un po' di yogurt, oppure ci metto un po' di marmellata con un po' di yogurt sopra, faccio tipo paninetto, no? Prendo una galletta di questa, ci metto un po' di marmellata poca poca e poi ci metto lo yogurt e me la pappo. Potete capire quanto è buona, raga, provatela. Poi se proprio volete fare la zozzata, prendete una galletta di questo, ci mettete un velo di crema di nocciole, lo yogurt greco 2% e ve lo pappate. Anzi, sai che vi dirò? Che oggi mi mangio proprio a merenda. Queste così, fidatevi di saretta vostra, sono buonissime, buonissime. Fatte come ho detto io, Io oggi farò marmellata e yogurt greco. Potete capire, ragazzi. Ne ho presa una sola, perché se ne prendo troppe poi mi stufano.
Comunque, andiamo avanti. No, che andiamo avanti? Ah no, c'ho detto. Ho dovuto comprare il sedano. Voi dite, ma perché il sedano non lo compri mai? Perché Valentino deve fare un esperimento. Mi ha detto, mamma, mi serve una costa di sedano. Sono andata all'Eurospi, non c'erano le coste di sedano sfuse, c'erano solo tutto sto pappina qua. Però, vabbè, devo dire che il sedano non mi fa impazzire. Però se ce l'ho me lo mangio anche volentieri, eh? Un po' discorso contorto. Però, se me lo devo comprare, non lo compro. No. Però se ce l'ho, perché per qualsiasi cosa, lo mangio. Quindi lo laverò tutto bene bene, lo farò a pezzettini e poi me lo metterò nelle mie insalatine. Anche perché il sedano fa bene. E poi Valentino ci deve fare sto esperimento. Chissà che esperimento sarà. No, di qua. Poi, ragazze, ho trovato gli asparagini italiani, 2,49 € al mazzo, che secondo me è buono come prezzo, è buono, almeno qui per il posto dove sto io, di solito gli asparagi non costano meno di 3,50 €, invece questi li ho trovati a 2,49 € a mazzette, ne ho presi due perché ci piacciono tanto lessati, quanto ci piacciono lessi, oppure il risotto ci faccio, eh? Dipende sempre da come mi gira, perché ai bambini non piacciono tanto, quindi preferiamo fare lessi con Andrea, perché noi invece ci fanno impazzire con olio e parmigiano, con olio e limone, sono buonissimi. Poi ho preso un limone, che finalmente ci sono questi belli gialli pieni di succo, spumosi, pieni di succo, ecco. Quelli verdi, la stagione è finita. Io prendo questi biologici, perché così posso usare anche la buccia per fare i dolcetti. Poi ho preso una confezione di piatti, questi qua, biocompostabili, biodegradabili, perché fanno sempre servire. Questi si infilano pure a microonde, eh? Io li uso, li lascio sempre, perché non si sa mai. Non li usiamo noi a casa, io una cosa che odio è mangiare nel piatto di plastica. Però mi pare, già ve l'ho detto una volta, li uso quando devo mandare su qualcosa a mamma, un dolce rimasto, no? Lo metto qui, lo copro bene, glielo do. Oppure quando devo dare a Prischetto qualcosa, un po' di pappa nostra, quando faccio cose leggere tipo il risetto, perché lui poi è delicato di stomaco, non è che gli posso dare tanto. Allora glielo metto in un piattino, che il piatto è più grosso di lui, però almeno non mi sporca in giro per casa. Insomma, ci faccio sti utilizzi così futili, così senza importanza. Poi ho preso il mio amato riso Roma. E poi, ragazze, siccome comincia la bella stagione, cominciano le merende con i miei genitori in terrazza, in giardino, eccetera eccetera, ho cominciato a prendere un po' di bevande. Per ora ho trovato solo quest'acqua tonica, l'acqua tonica mediterranea. Questa piace tanto a mamma. A me l'acqua tonica non mi piace per niente, anzi io proprio non sono fatta per bevande, io bevo solo acqua, pure i succhi di frutta, giusto quello all'ananas, 100% ananas, e bevo la Coca-Cola, ecco, queste sono le bibite che bevo io. Però, ah no, bevo pure questo, vi faccio vedere. Ho comprato anche questo qua, l'aperitivo biondo, perché la domenica ogni tanto con Andrea ce lo beviamo. Adesso che arriva il fresco, arriva il caldo, è veramente buono, è uguale al crodino, né più e né meno, identico, ragazze. Fidatevi di me che ho fatto la barista per un sacco di anni e ne ho serviti dei crodini, l'ho assaggiati, è uguale, ma costa la metà. Quindi io mi metto al frigorifero e quando ci va un aperitivino senza, non alcolico, quindi un analcolico, ci beviamo questo. Allora, pure se le buste sono finite, metto a posto e proseguiamo. Io non capisco come mai i miei video spesa durano sempre in eternità, cioè sto già a 29 minuti. Forse chiacchiero troppo, ragazze mie, che dire. Vabbè, comunque a noi ci piace da chiacchierare, ecco, questo è romano. Oggi mi è presa così, non ci fate caso. Oggi mi è presa così. Vabbè, vado a prendere altre buste. È arrivato mio marito in soccorso, che sta in pausa. Allora, continuiamo. Ho preso la bellezza di 4 passate di pomodoro, perché sta settimana ne ho usato tanto e l'avevo praticamente quasi finito. Queste qui, biologiche, amo essere. 4. Poi mi sono presa l'albume
era un po' che non lo prendevo, e farci ciccio pancake, il ciccio pancake. Poi ho preso 3 latti amo essere senza lattosio. Poi ho preso l'aceto di vino, ne ho prese 2 bottiglie che io utilizzo principalmente per pulire, quindi oppure per farci il lavaggio alla macchina del caffè quando segna che c'è calcare. Io non uso sostanze tipo, come si chiamano, gli anticalcari, ecco, uso l'aceto più naturale di questo e viene benissimo, quindi ne ho presi 2 litri. Poi ho preso anche l'aceto balsamico di Modena perché l'avevo completamente finito, e nelle insalate a me piace tanto l'aceto balsamico. Andiamo avanti. Che mi manca? Qua, questa qua. L'ultima busta. Allora, ho ripreso la candeggina ecologica, tanto ne uso una a settimana, c'è poco da fa, io ne faccio quasi 2 lavatrici al giorno, lo faccio vedere meglio, eh? Eccola qua. Con questa mi ci trovo benissimo. Poi ho preso pure la morbidente, ne uso quasi 1 a settimana. Stavolta ho preso questo qui che è frutti rossi e rosa indiana. A me mi piace, qui c'è scritto di mettere in tappo, ragazzi, ma io ne metto di più perché si deve sentire il profumo, e io poi 8 kg di panni. Quindi diciamo che uno di questo mi dura 10 giorni all'incirca, ecco. Ho preso questo qui. Poi ho comprato di nuovo la candeggina spray perché io me ne tengo sempre di scorta, questa pure mi trovo benissimo per fare il bagno. E poi, ragazze, ho ripreso questo shampoo che è buonissimo, ho provato dall'app Yuka, pappa reale e propoli per i capelli fragili, con questo mi trovo veramente bene. E poi ho preso, non l'avevo mai provati, sto periodo mi trovo in vena di provare assorbenti vari. Ho preso questi assorbenti, questi qua, della Fiore di Magnolia, ultraali giorno. Sono divise in bustine come quelli classici, ma ve lo apro pure, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedete? Una bustina come quelle della Lines. Costano veramente in inerzia, costano 1,49 euro mi sembra, pacco doppio, 1,49 euro. Ma non mi ricordo quanto costa quello del Conrad, ve devo dire la verità. Però mi sa che questi costano leggermente di meno. Adesso io lo vado a cercare perché voglio essere... Ecco qui, sì, 1,49 euro. E come prezzo è buonissimo. Dentro ce ne sono 28. Ci sono sia questi, sia quelli lunghi con ali e sia quelli notte. Ok? Li proverò e poi vi farò sapere. Siamo arrivati all'ultimo prodotto che io non vedevo l'ora che andasse in offerta, e finalmente oggi era in offerta. L'avete indovinato? L'avete scritto? Siete pronte? Non lo so se siete pronte a sta cosa, Non lo so se siete pronte a questo. Io quando l'ho visto ho detto no, non ci credo. Vabbè, insomma, facciamola breve. Allora, ragazze, ho comprato, guardate che cosa sono, che cosa sono, mio marito mi guarda, c'è se scema, i profumatori del Bucato, finalmente in offerta, quasi 1 euro di meno, perché l'ho pagati 2,49 euro l'uno, e ne ho preso uno alla vaniglia, uno l'originale e uno al muschio bianco. Ragazze, accorrete, si dice accorrete a comprarli, mi raccomando, sbrigatevi che questi finiscono subito. Vabbè. Le ho comprati tutti e 3, finalmente, sono felicissima. Adesso io vi faccio una bella foto copertina. Come me li metto però? Aspettate, perché la foto copertina è quella che vale tutto il video spesa. È difficile però. Questi come si leggono? Si devono mettere, ecco così. Non si leggono, no? Leva e fa foto copertina. Ma pensa a una nuova che mi vede, dice questa è scema, l'hanno presa sta matta. Vabbè. È il piano web. È il piano web.
Ragazze, questo qui era l'ultimo prodotto. Sono proprio contenta, non vedevo l'ora, ma vanno pure in offerta de rado, perché io insomma è un anno che aspetto sto profumatore che vada in offerta. Sono contenta. Allora, mancano 3 confezioni d'acqua da 2 litri naturale e la spesa è tutta qui. Sì, la spesa è tutta qui. Na 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 na. Vabbè, ci mancava al momento canterino. Speso 165,40 euro. Amici miei, la spesa è finita e io niente, che vi dico, ci vediamo nel prossimo video. Spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete provato gli assorbenti, come vi ci trovate, eppure l'altro prodotto che vi avevo detto, non mi ricordo più, vabbè. Non mi ricordo quale altro prodotto vi avevo detto, se... vabbè, voi sicuramente ve lo ricordate. Io vi auguro un buon weekend, ci vediamo lunedì col prossimo video, vi mando un bacio, un abbraccio fortissimo e vi lascio allo scorrimento dello scontrino. Ciao!